Oggi a Nos TV parleremo della richiesta dei sindaci della costa al governo, delle iniziative per favorire la ripresa a Musile di Piave e avremo come ospite Andrea Masat. Questo e molto altro a Nos TV. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Nos TV. Parliamo degli effetti economici che la pandemia da Covid-19 avrà sulle località balneari del Veneto orientale. Uno dei punti dolenti è quello rappresentato dalle minori entrate che i comuni turistici si attendono quest'anno. Per evitare possibili buchi di bilancio, i sindaci della costa hanno chiesto a gran voce al governo di consentire lo sblocco totale degli avanzi di amministrazione sottoposti a vincolo. Ascoltiamo il prossimo servizio. La pandemia mette a rischio la tenuta dei conti dei comuni turistici del Veneto orientale. Da Cavallino Tre Porti a San Michele al Tagliamento, passando per Jesolo e Caorle, tutti i comuni della costa veneta si attendono quest'anno un brusco calo delle entrate fiscali a causa del minor afflusso di turisti e delle difficoltà economiche per le imprese conseguenti alla diffusione del coronavirus. La voce che più peserà sui bilanci comunali sarà quella dell'imposta di soggiorno, che subirà una netta sforbiciata rispetto agli anni precedenti, per non parlare delle difficoltà legate al recupero dell'IMU sugli immobili utilizzati per le attività produttive. Il rischio concreto per i comuni della costa del Veneto orientale è di assistere ad una decurtazione delle entrate abbondantemente superiore ai 20 milioni di euro, che rischierebbe di mandare in rosso i bilanci comunali. I primi cittadini della costa veneta e quelli del G20 Spiagge nei giorni scorsi hanno più volte sollecitato il governo ad autorizzare lo sblocco dell'avanzo di amministrazione dei bilanci comunali, che consentirebbe agli enti locali di far fronte ai probabili ammanchi. Si tratterebbe infatti di risorse che diventerebbero immediatamente disponibili per i comuni. Altra proposta dei sindaci dei comuni costieri è quella di permettere alle amministrazioni comunali di gestire autonomamente il gettito IMU. Quel che è certo è che le giunte comunali stanno già cercando di correre ai ripari, tagliando le risorse previste per manifestazioni estive ed opere pubbliche. Queste misure rischiano però di non essere sufficienti se il governo non predisporrà provvedimenti adeguati per i comuni turistici, sicuramente tra i più colpiti dagli effetti economici della pandemia. L'amministrazione comunale di Musile di Piave è al lavoro per studiare misure utili ad agevolare l'operato delle attività più colpite dall'effetto coronavirus. Una prima esenzione riguarderà la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La decisione che abbiamo assunto in giunta, spiega il sindaco di Musile di Piave Silvia Susanna, è quella di esonerare dal pagamento della TOSAP tutti gli esercenti che hanno dovuto chiudere a seguito dell'emergenza Covid-19 e che torneranno a lavorare con la possibilità di ampliare i loro spazi. L'intenzione è quella di prevedere quindi l'esenzione del tributo per tutto l'anno. Vogliamo venire incontro alle esigenze delle attività nella creazione di nuovi plateatici che possano agevolare gli esercenti, rispettando al contempo le norme sulla sicurezza e il distanziamento sociale. Per gli imprenditori maggiormente colpiti dall'effetto coronavirus è stato messo a punto inoltre il prestito d'onore, pensato per le attività in difficoltà nel pagamento degli affitti. Su questo intervento gli uffici stanno ultimando tutte le pratiche, conclude il primo cittadino, e per la prossima settimana sarà possibile cominciare a presentare le prime domande. Per affrontare il periodo post-emergenza, il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, dopo aver assunto in prima persona il settore del turismo, ha concordato con gli assessori una riorganizzazione delle deleghe. Flavia Pastò assumerà la delega all'edilizia privata, Otello Bergamo all'urbanistica, Esterina Idra al bilancio, Demanio Marittimo e rilancio degli eventi sportivi. E ad Alessandro Perazzolo spetterà la gestione del COSAP, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Il primo cittadino ha spiegato: il riordino delle deleghe serve a far sì che ogni membro della squadra di governo possa dedicare al meglio risorse ed energie alle politiche di sviluppo della città. E nostro ospite oggi a Nos TV, Andrea Masat, collaboratore dell'azienda vitivinicola Ornella Bellia di Pramaggiore. Benvenuto, Andrea. Grazie mille. La vostra realtà è una realtà a stretto contatto con la natura. Quindi la mia domanda è:
Come avete vissuto questa situazione di lockdown e come state vivendo l'attuale fase 2? Sicuramente dal punto di vista produttivo non c'è stato un lockdown, in quanto le viti, la natura non conosce pause, non conosce appunto questi blocchi economici, no? Queste emergenze, e di conseguenza noi abbiamo continuato tutte le nostre attività di campagna. Oltretutto, questo periodo è caduto all'inizio della nuova attività vegetativa, appunto delle piante, no? Quindi tra marzo e aprile questo è un periodo in cui la pianta della vite inizia a vegetare e quindi bisogna iniziare a curarla, stargli dietro e a seguirla, insomma. Ecco, quindi da quel punto di vista siamo restati sempre molto attivi. Mentre dal punto di vista puramente, diciamo, commerciale, ok, siamo rimasti attivi per quel che si poteva, appunto, con le consegne a domicilio, e ci siamo dimenticati anche di dire nel mezzo tra campagna e vendita ci sta appunto la cantina, quindi le attività di imbottigliamento, ecco, quelle attività lì sicuramente ne hanno risentito e siamo andati a ridurle appunto di volta in volta. Ogni settimana capivamo un po' la realtà, cosa diceva appunto il periodo, e decidavamo di volta in volta. Quindi, mentre prima si programmava ogni mese la produzione, abbiamo iniziato a vivere di giorno in giorno. E avete anche, diciamo, creato qualcosa, inventato, avete già, non lo so, l'e-commerce, i clienti hanno acquistato di più online, avete visto un riscontro da parte insomma, della vostra clientela? Allora, sicuramente ci sono stati dei cambiamenti. L'e-commerce è stata una sorpresa. Noi abbiamo investito nell'e-commerce ormai 2 anni fa ed è stato veramente utile averla avuta, in quanto tutti quei clienti che solitamente venivano nel nostro punto vendita hanno usufruito appunto della nostra piattaforma per comprare i nostri vini. Quindi un investimento fatto inizialmente un po' con lo scopo pubblicitario, no? Perché l'e-commerce non aveva uno scopo puramente di vendita. Sappiamo che è ancora molto difficile nell'ambito vino, ecco, l'e-commerce e tutto, insomma, il mondo internet, ecco, si è rivelato molto utile. Sicuramente sono convinto che molti lo hanno provato e sicuramente lo riutilizzeranno di più da questa emergenza Covid-19. Oltre a quello, diciamo, l'emergenza ci ha anche aiutato a vedere chi era veramente affezionato alla nostra azienda, e con gran piacere abbiamo visto che moltissimi clienti ci hanno chiamato, siamo andati a casa loro a portargli il vino. Ecco, abbiamo dovuto rimodulare le consegne perché noi eravamo abituati a collaborare con altre partite IVA, ristoranti, bar, hotel. Noi seguiamo principalmente il canale Horeca. Fare le consegne nel canale Horeca è molto più semplice, in quanto i posti si conoscono, si consegna anche più merce, ok, alla volta. Invece adesso ci siamo dovuti adeguare, accontentare, giustamente, di portare anche 2 cartoni casa per casa. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che NosTV è disponibile su Facebook, Instagram, YouTube e sul canale il 13 al tasto 13 o 605 del vostro telecomando. Vi ricordiamo che è inoltre attivo il canale Telegram per restare sempre aggiornati sulle nostre ultime notizie. Vi ringraziamo per averci seguiti. Arrivederci.